passati qua gli israeliti ribelli nel deserto e che Dio gli ha detto: voi avete la promessa, concentrate. Stasera sono andati in mezzo al gruppo coraci dello Sede Aronne, come abbiamo sentito. Le acque di Meriba, un'altra ribellione degli israeliti, dicono: adesso se non beviamo non facciamo più un passo avanti. Dio dice a Mosè: Aronne, prendete il bastone, andate su quella roccia, convocate la comunità, e come quel bastone aprite le acque del Mar Rosso, io farò sbarcare la roccia. Che ha fatto il coraggio di Mosè? Esasperato, ha toccato due volte, ha battuto, se aveva fatto caso, due volte ha battuto, quindi ne bastava una. Non ha avuto fiducia nel Signore. Per aver battuto due volte, tu e tuo fratello non introdurrai il popolo nel mondo. Io quando sento queste cose, perché questo rivolto agli israeliti, non gli israeliti, ma Mosè era il capo, mi trema sinceramente talare addosso, perché le persone che stanno in alto, chi ha grandi responsabilità, c'è l'epoca del padre, a chi molto fu dato molto sarà chiesto, a chi fu affidato molto sarà richiesto molto di più. Un piccolo San Bernardo diceva: per noi i peccati di quelli che stanno in alto, per loro i minimi sono massimi, se li possono permettere. Ci sono insomma vari passi biblici, tra cui questo che ci invita insomma a fare molta attenzione. Oh, guardate che Mosè ne ha fatti tante nel nostro Signore, quindi gli è bastata una, non è andata all'inferno direttamente, però intanto dentro la terra promessa non ci ricordi, così te lo ricordi quello che hai fatto, l'incredulità che hai avuto nei miei confronti, piccola poi insomma, almeno così sembra ai nostri occhi, nonostante tutto quello che hai visto. Poi abbiamo il Vangelo che è in due parti: primo, la gloria di Pietro, e secondo, il ridimensionamento di Pietro. Pietro, per opera dello Spirito Santo, è il primo a riconoscere Gesù, Figlio di Dio, e riceve da Gesù il primato e la promessa. Su te e sui tuoi successori è edificata la Chiesa, e le porte degli inferi non prevarranno. Tu c'hai le chiavi del regno dei cieli, punto, e a lì si è connessi. Con ci introduciamo già a San Domenico. La comunione con il successore di Pietro è uno dei punti cardini della nostra appartenenza alla Chiesa Cattolica. Chi era San Domenico? Facciamo una piccola parentesi, poi andiamo all'ultima parte del Vangelo, che comunque lo riguarda. Era un grande spagnolo, ma insieme a San Francesco è il fondatore della storia della Chiesa, che era contemporaneo di San Francesco, si sono anche conosciuti. E pare che San Francesco, perché San Domenico è venuto a San Francesco, ma viene con nome. E come si chiama? E San Francesco ha detto: no, no, noi rimaniamo minori, e rimaniamo al posto nostro, no? Quindi, però, sono stati gli unici due in tutta la storia della Chiesa di quel tempo che si sono salvati dalla scomunica, perché c'erano molti altri riformatori di quei tempi, i catari, gli albigesi, che però hanno svalvolato e sono usciti dal seminario. Era un tempo difficile per la Chiesa, era un tempo buio, non era un tempo auro, c'era tanta corruzione e tante altre cose. Allora alcuni sono messi a puntare il dito contro la gerarchia, contro i vescovi, contro i cardinali, qualcuno proprio contro il Papa, e dicendo: no, noi dobbiamo essere poveri, dobbiamo essere santi, che è sto schifo che gira. E hanno fatto le stesse cose, cose molto simili a quelle che hanno fatto San Francesco e San Domenico, ma con uno spirito nuovo. San Francesco e San Domenico hanno lasciato tutto, sono messi appresso al Vangelo, guardate che erano i mendicanti, quindi quelli non c'erano proprio niente. San Francesco dice che neanche sapesse come erano fatti i soldi, da dopo che si è convertito in poi. Quindi non è che gente che scherzava, ma si sono messi in un atteggiamento differente, in obbedienza e in sottomissione al Papa e a tutti i membri della Chiesa Cattolica. E grazie alla loro opera di santa riforma, con l'esempio e con la parola, non con le rivoluzioni, hanno veramente aperto le porte a quello che poi è diventato il secolo d'oro della Chiesa, che è cominciato malamente, ma è proseguito alla grande, il XIII secolo, che è stato il secolo in cui hanno operato San Francesco e San Domenico, uno dei più aurei allo stato attuale della storia della Chiesa. Però un sacco di persone che hanno fatto cose simili sono tutti venuti scomunicati, tutti. Pietro Valdo, i catari e gli albigesi contemporanei. Ora, nella seconda parte del Vangelo di Pietro, nuovamente, dice che bisognava fare attenzione a non andare troppo forte, dice Gesù. Ti ho detto che sei afflitto, Dio doveva morire in croce. E Gesù gli dice: alto,
l'idea della croce. Quindi il fatto che Gesù sia il figlio di Dio non significa che abbia vissuto sulla terra da principe. Ecco perché San Francesco e San Domenico sono grandi e fedelissimi riproduttori dello stile di Gesù e anche grandi amici della croce, come tutti quanti gli amici del Signore. Sono stati ordini mendicanti e ordini fortemente penitenti e hanno trasformato la Chiesa, oltre con l'esempio di una grande santità, anche con una grandissima testimonianza. Tre cose facevano, in maniera differente tutte e due: moltissima preghiera, tantissima penitenza. Non vorrei insomma impressionarvi, ma non so se ve lo posso raccontare, basta che non mi impressionate, insomma, perché queste sono cose che fanno i santi, insomma. C'era una volta uno che entrò nella stanza di San Domenico dove c'erano le mura che una volta erano bianche, ma non si riconosceva più le mura. Se capite perché, lo capite così, lo respira lo Spirito Santo. Ecco, se non lo capite, meglio che non ve lo dico, se non vi impressionate. Ma è gente che veramente ha versato il proprio sangue per rinnovare la Chiesa, come soffrendo per essa. E poi con la predicazione, perché San Domenico era fondato l'ordine dei predicatori, quindi gente che si preparava a predicare bene il Vangelo. San Francesco non gli piaceva tanto che voleva che i frati erano ignoranti, quindi che predicassero più, ecco, con una vita di grande fedeltà. Invece San Domenico voleva che fosse curata anche la formazione. E sapete l'ultima cosa? San Domenico fu colui, secondo la tradizione, che è attendibile, non c'è nessun motivo per non crederci, a cui la Madonna rivelò il Santo Rosario. Noi oggi preghiamo il Santo Rosario perché San Domenico non sapeva come fare a ridurre alla ragione gli albigesi, che erano degli eretici terribili, e la Madonna gli apparve nella foresta di Tolosa dicendo e rivelandogli la struttura essenziale del Rosario, quindi con i 15 misteri: fai questo e fallo fare, e io ti darò un grande successo nell'attività apostolica. Così fece San Domenico, poi il Rosario, per una serie di ragioni che ha un pochino in discussione, fu poi rilanciato, quindi diffuso tutto perché è stato grande domenicano, vissuto due secoli dopo, che è beato Arno della Nube, che lo rilanciò, lo ristrutturò, e da allora è diventato patrimonio comune della Chiesa, e poi, come sapete, San Giovanni Paolo II neanche ulteriormente dilatato i misteri, aggiungendo i misteri della luce. Ci rallegriamo con tutta la Chiesa per questo grande dono di questo giorno, ecco, e ringraziamo anche San Domenico per la sua grande devozione alla Madonna. Stiamo vivendo la novena dell'Assunzione, ricordiamola oggi, che la Madonna, il Papa e l'Eucaristia rimangono sempre, come le cose bianche, al centro del nostro cuore, come al centro sono stati del cuore di tutti i santi e le sante della nostra cara e santa Madre Chiesa. Siamo lodati Gesù, sempre siamo lodati.